Ciao a tutti, salve a tutti ragazzi, buona vista dalla vostra Hector Radio della Peña Valbuena e Spindola de Santiago de Compostela in spagnolo. A tutti ragazzi, allegria! Eccoci qui con la maglia di Spinazzola, veramente felicissimi perché oggi faremo la nuova rubrica, oggi inaugureremo una nuova rubrica che si chiama, voi non lo sapete, Parodia. Euro e mondiali, tutti e due euro mondiali, ecco. Poi inventeremo un nome migliore perché questa è un'anteprima, questa è un video in anteprima, ecco. Va bene, d'accordo. Allora, senti un po', Ciro, dimmi un po', ma perché non hai segnato con l'Italia? Anzi, che ne pensi? Devo dire, è stata una partita un po' brutta, porca puttana, no? Perché io non ho segnato, non lo so, mi andavano quelle palle e quegli fortunelli, quei culelli della Svizzera, in continuazione mi fermavano, entravano in scivolata, io tiravo, loro bloccavano i tiri, non lo so, ecco, veramente. Pure ora sto per tirare, ma si è incollato il pallone al prato, quindi non posso tirare purtroppo. Mi hanno bloccato il piede, ecco, guarda, il piede del sinistro. Sono tirato il piede destro, ecco. Ma perché qua sto con la maglia del Lazio? È l'amore per la Lazio, quindi. D'accordo, Ciro, insomma, abbiamo capito. Dai, con gli europei si è segnato due gol nei gironi, degli europei si è fatto andare a 6 punti, primi al comando, e mo stai fa stai molto giù di tono, non va bene così, Con la Lazio segniva anche di gol, dobbiamo pensare che Murici sia più forte in nazionale di come tu lo sei nella Lazio, per caso, no? Non è questo, mio fedelissimo collaboratore. Tu sei un giornalista, tu caggia sì, tu ne sai che tu sì, insomma, no, il problema è che Stigania non collabora con me. E Murici, tra tutti gli amici sei, io posso che sono kosovari e tirano in porta, che ci posso fare? Purtroppo è così, vabbè, d'accordo. Vabbè, terza e ultima domanda, perché si fanno sempre tre domande a FIFA 21 e quindi non sono da meno. Dimmi, che strategia adotterai se il mister ti parla, se il mister Roberto Mancini va a scendere in campo. Ah, il mister, quel bravo signore. Vabbè, niente, se mi farà scendere in campo, che fa? Che già fa? Cerchiamo di segnare, però la palla la manca recuperare. Così, vabbè, così non si può fare. Così tuttora mister non può fare. Se lo mette, se, io ho letto le formazioni, le probabili formazioni, vi svelerò, ve lo dico in anteprima, però ho letto che gioca Ken, Raspadori, Chiesa, ma che attacco è? Se non ci sta Ciruzzo, vostro, ma che volete fare? Che caggia fa? Insomma, che pensate di vincere la partita facendo così? Insomma, vabbè, d'accordo ragazzi. Sì, grazie per l'intervista. Vabbè, a presto la vostra Hector Radio, spero che il video vi sia piaciuto. Domani le probabili informazioni. A presto la vostra Hector Radio della Peña Valbuena Espinosa di Santiago con Compostela Spagnolo. E a tutti ragazzi, allegria! Vi saluto e vi ringrazio sempre comunque, forza Lazio. Bene a tutti, belli e brutti. A presto, forza azzurri e mi raccomando, forza azzurri, sempre comunque forza azzurri. A presto. E insieme a Cinemobile, buona la prima!